Le occasioni create con un pizzico di fortuna in occasione del secondo gol, i rossoneri hanno raddrizzato la partita e nel secondo tempo è prevalsa la qualità degli uomini di Ancelotti. La richiesta che nessuno si aspetta, Shevchenko, eroe dell'Olimpico, chiede ai suoi compagni maggiore assistenza, chiede palloni giocabili, qui si lamenta con Rui Costa che gli risponde per le rime. Avvio di gara ad alta intensità per la regina che sfonda soprattutto dal fronte destro del suo attacco, Seedorf e Serginho soffrono incursioni calabresi, Mesto dopo 53 secondi mette un pallone in mezzo, Cafu tocca, ci pensa Dida ad evitare l'autorete. Al secondo corner di Cozza sfiora Bayoko, il pallone finisce a Žiranek, c'è Torrisi pronto alla ribattuta, la regina in vantaggio a San Siro. Rivediamo al rallentatore il gol di ginocchio di Torrisi, prima rete stagionale, terza in carriera in Serie A, le altre due le aveva segnate con la maglia del Parma. Ma non è finita, la squadra di Camolese è scatenata, vola Di Michele sulla sinistra, assist per Bonazzoli che chiama Dida ad un'altra parata non facile, difesa del Milan in ansia. Ancora la regina pericolosa con Mesto al quarto, la sua conclusione mette i brividi ai campioni d'Europa, primo piano meritato per l'esterno calabrese. Ancelotti conferma per 10 undicesimi la squadra vittoriosa all'Olimpica, unica novità Serginho al posto di Pancaro, al quinto si scuote il Milan, traversa di Seedorf. 4 minuti dopo è lo stesso olandese a servire Kakà al limite dell'area, numero del brasiliano che si libera di Sottile, batte a rete e il pareggio milanista. Da rivedere la prodezza del 21enne di San Paolo, evita il difensore e di esterno anticipa l'intervento di Žiranek, disperato in scivolata. Il pareggio subito non spegne l'entusiasmo dei calabresi, qui Cozza sul lancio di Torrisi si fa applaudire per l'esterno destro. Shevchenko, come detto, è poco servito, quando si ricorda di lui è sempre pericoloso. Al 26esimo l'ucraino chiama Belardi ad un intervento, strappa applausi. E andiamo alla ripresa, sempre nel montaggio di Lino Bernardelli, con Ambrosini nel Milan al posto di Seedorf, più equilibrio a centrocampo, 50 secondi, padrone di casa subito pericolosi con Serginho, si tuffa Belardi e salva la sua porta. Al decimo cross di Gattuso, Shevchenko tocca, rimpallo su Kakà e palla in rete. Per il 2-1, rossonero, da rivedere il flipper di Sottil che nel tentativo di allontanare favorisce il brasiliano alla prima doppietta in Serie A, quarta rete stagionale per Kakà. La regina accusa il colpo al 24esimo contatto, Žiranek, Kakà, per Rosetti e rigore dal dischetto va Pirlo, nonostante due rigori consecutivi sbagliati in Giappone contro l'Udinese, cucchiaio dell'ex regino e nulla da fare per Belardi, il 3-1 definitivo del Milan sulla regina, partita chiusa, ma l'esecuzione di Pirlo provoca la reazione di qualche giocatore calabrese che si sente irriso, Gattuso va a calmare Sottile, anche Costa Curta, è tutto, Milan batte regina 3-1 e la linea torna a Paola Ferrari. Grazie a Federico.